il ponte che mi ha avvicinato al mondo dell'arte è stato il fantasy, perché fin da piccola sono stata appassionata di questo genere, che mi ha avvicinato a un tipo di disegno, a un tipo di conoscenze figurative. Ho imparato quella che è l'anatomia e la rappresentazione realistica. A scuola ho fatto legatoria, che è l'arte di creare libri partendo da zero, e anche adesso che è finito il liceo la sto portando avanti. Mi piacerebbe creare una mia serie di libri dedicandomi in particolare alle copertine, dipingendole io stessa, in modo da poter conciliare il prodotto artigianale, il libro, con un dipinto. In particolare mi piacerebbe riuscire a ritagliarmi il mio spazio confortevole all'interno del mercato dell'illustrazione, che come si sa ha le sue leggi, e è un obiettivo ambizioso, ma spero di riuscire a raggiungerlo. Qualche anno fa ho conosciuto la tecnica BIC, ovvero penna sfera, che è molto particolare. È un lavoro che richiede pazienza, è tanto tempo, ma dà dei risultati molto soddisfacenti. La pittura è il mio grande amore, in particolare la pittura d'olio, perché mi dà la possibilità, grazie ai tempi più lenti, di soffermarmi di più su ciò che voglio esprimere e su come lo voglio esprimere. Mi dà la possibilità di usare colori stupendi, appunto perché li scelgo con calma e guardando gli accostamenti, di fare particolari, di usare effetti ganzi. Del mondo dell'arte la cosa che mi entusiasma di più è il fatto che sia come un paio di occhiali che ti permette di guardare la realtà in un modo diverso, ti permette di cercare cose diverse, di conoscere quello che è intorno, ma soprattutto conoscere e cercare dentro di te per poter avere un'armonia con ciò che ti circonda.